Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video di Tech Princess. Io sono Fiona e oggi vi voglio parlare di queste, ovvero, aspettate che non mi ricordo mai il nome, Sony WF-1000X. Prima di iniziare con il video, ovviamente ricordatevi di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella, perché sennò non sapete quando ci sono dei nuovi video e potreste rischiare di strapparvi i capelli. Ecco, insomma, diglielo. Assolutamente. Ecco, bravi. Allora, tornando a noi, parliamo subito di queste WF-1000X di Sony. Sono state lanciate durante IFA 2017 e un po' di tempo fa hanno avuto il nuovo aggiornamento del firmware che fortunatamente ne ha migliorato le performance. Andiamo subito a vedere che cosa contiene la confezione. Innanzitutto abbiamo la confezione che conteneva questo, con dentro i due mini auricolari e, udite udite, la cosa più carina e intelligente che c'è qui dentro sono i vari gommini da inserire nelle vostre orecchie di tre diverse dimensioni, ovvero L, M e S. Esistono sia in una specie di schiuma espansa, ovvero queste, altrimenti ci sono anche le tre diverse dimensioni anche fatte in silicone. Le varie dimensioni dei gommini ovviamente vi aiuteranno a far sì che le cuffie non cadano dalle vostre orecchie, perché come potete vedere non si ancorano da nessuna parte, quindi sono autoportanti, autoreggenti, e quindi quando voi le inserite all'interno dell'orecchio devono avere il piccolo gommino che è preciso come il vostro orecchio, altrimenti li perdete e vi assicuro che piangete tantissimo. Grazie mille, dentro la confezione c'era anche il cavo USB per la ricarica. Comunque, grazie mille confezione, puoi andare via perché non abbiamo più bisogno dei tuoi servizi. Andiamo a vedere subitissimissimo come è composta questa scatolina, che in realtà non è solo e soltanto una scatola per contenerle, ma in realtà è un caricabatterie, quindi le custodisce in modo che voi non le perdiate, ma attraverso l'ingresso micro USB potete ricaricarle, e inoltre ha anche il tag NFC in modo da poterle collegare con il vostro smartphone in maniera molto molto rapida. Qual è la particolarità però di questi due auricolari? È che sono dotati di cancellazione del rumore. Voi direte, come si fa con dei cosi così piccoli ad avere la cancellazione del rumore? In realtà c'è e si sente davvero molto. Innanzitutto il rumore viene cancellato un po' in modo meccanico, nel senso che essendo degli auricolari in-ear entrano talmente in profondità nel vostro padiglione, nel canale qui dell'orecchio, che un pochino tapperanno le orecchie. Però in realtà ho fatto due test separati, sempre con un paio di cuffie Sony. Avevo un paio di cuffie da corsa che ho utilizzato in palestra, quelle con il cavo diciamo dietro alla testa, e ho provato a guardare un film su Netflix mentre facevo finta di correre sul tapirolano. In realtà in quel modo, con le cuffie normali, sentivo sia la musica della palestra che le persone intorno a me parlare. Invece con questi auricolari in realtà non ho sentito niente se non l'audio del film. Quindi in realtà la tecnologia della cancellazione del rumore è realmente contenuta all'interno di questi due cosi microscopici e funziona, devo dire, molto bene. Guardiamo ora invece quali sono i tasti che ci sono su questi due piccoli auricolari. In realtà ce ne sono solo due. Uno serve per accendere e spegnere gli auricolari, l'altro invece serve per attivare Google Assistant. Google Assistant che è arrivato con l'aggiornamento del firmware di queste WF-1000X. Spendiamo ora qualche parola sul design di queste cuffie. Confezione dello stesso colore delle cuffie, che esistono in due colorazioni. Questo che è un colore dorato, giù di lì, champagne cara. Oppure in colorazione nera. La custodia nella versione nera è dello stesso colore. L'auricolare sinistro è il master e quello destro è lo slave. Quindi ripeto, se ne perdete uno dei due, soprattutto se è il master,
piangete tantissimo. Una volta che vengono tolti dalla confezione, si attivano automaticamente, sono automaticamente accesi. Non in questo momento perché credo siano scarichi. Vabbè, scherzavo. Però in teoria se fossero carichi si illuminerebbero in questa zona qui con un colore blu. La particolarità però di queste cuffie è la gestione attraverso l'applicazione che si chiama Sony Headphones, che potete scaricare sia da iOS che da sia per dispositivi Android. Dico cose a caso. Allora, estraiamo le cuffie, facciamo in modo di collegarle direttamente. Eccole qua, si stanno collegando. Eccoci. A parte che dice che sono completamente cariche, non credo sia vera questa cosa. Attraverso l'applicazione potete gestire la cancellazione del rumore, perché le cuffie dell'antichità permettevano di cancellare il rumore e basta. Invece queste cuffie Sony attraverso l'app permettono di stabilire che grado di cancellazione del rumore volete, ovvero potete innanzitutto preimpostarle oppure impostarle manualmente. Preimpostarle vuol dire che hanno al loro interno un accelerometro, quindi se state fermi dice rimanendo, vuol dire che le cuffie sono ferme. Quando invece state andando vi dice state camminando, correndo oppure se siete su un mezzo di trasporto. Potete assegnare ad ognuna di queste attività il livello di cancellazione del rumore che preferite. Quindi per esempio se sono ferma cancello totalmente il rumore. Invece se sto camminando posso decidere di voler sentire quello che mi circonda, perché non voglio magari essere investito per assurdo. Oppure mentre corro voglio sentire la voce delle persone che mi circondano. Invece se sono sul treno cancelliamo tutto, perché di sicuro sono talmente sfigata che ho di fianco quello che parla di cappa, di business, di fatture e il milanese imbruttito di turno, insomma. Quindi una volta che avete impostato l'applicazione verrà modulata la cancellazione del rumore in maniera automatica. Io però questa differenza così grande non l'ho sentita particolarmente, quindi se togliete la cancellazione del rumore o se l'avete sentirete la differenza, ma non sono riuscita diciamo a percepire questa differenza tra suoni ambientali, suono della voce, mi sembrava sempre uguale. Probabilmente ho io un udito che non è sopraffino, però in realtà questa cosa non l'ho sentita particolarmente. Parliamo ora di come si sente l'audio. Ovviamente si sente molto bene per quello che può offrire un device così piccolo. Non a caso cuffie molto più costose e di una qualità molto più elevata sono molto più grandi, perché ovviamente la componentistica, per quanto possa essere ridotta all'osso, deve comunque rimanere all'interno di questi auricolari così piccoli e compatti. Un piccolo difetto che ho riscontrato utilizzandole, perché le ho provate davvero in qualsiasi occasione, quindi ho provato a utilizzarle in palestra, correndo e camminando, non sono mai cadute dalle orecchie, sono sempre rimaste ben ancorate dove dovevano rimanere. Le ho utilizzate in casa per guardare magari Netflix ed è lì che ho avuto un piccolo trauma, perché c'è un piccolissimo delay dal labiale rispetto a quello che state ascoltando in cuffia. Questo è perché il collegamento wireless probabilmente non è perfettissimo. Quindi avete questo piccolissimo delay che un pochino potrebbe dare anche fastidio. Le ho usate anche in giro e mi sono sempre trovata molto bene. L'unico problema è che, non lo so, siete sull'aereo, voi ce l'avete inserita in questo modo, arriva la hostess che vi vuole dare qualcosa da bere, dovete o cercare lo smartphone o comunque toglierle. Una volta che l'avete tolte, la cosa che vi viene da fare è tipo tenerle così, perché se ne perdete una, vi cade in aereo, non le troverete mai più nella vita. Per questo dovete essere veramente molto attenti e avere molta cura di queste cuffie, anche perché stiamo parlando di un prodotto che costa all'incirca sui 200 euro, quindi non è proprio economicissimo. Si adattano realmente a tutte le occasioni, a tutti i tipi di utilizzi. Le batterie che sono contenute al loro interno durano più o meno un'ora e mezza. Per questo motivo non sono proprio adattissime ai lunghi viaggi, perché uno magari è da solo, io le uso, non so, quando ho i vari press tour, me le metto su quando sono al gate, ovvero mezz'ora prima di partire,
tempo di volo si sono praticamente scaricate, quindi la sera devo rimetterle nella loro custodietta, se mi sono ricordata di ricaricare la custodietta, e ogni tanto mi sono ritrovata a terra con la batteria, e per questo motivo ho sfilato gli auricolari col cavo, quelli dei poveri, e li ho infilati nelle orecchie e via. Per questo dico, se non so, dovete affrontare un viaggio di 12 ore, sappiate che queste cuffie a un certo punto vi lasceranno a terra, dovrete sicuramente ricaricarle. Pesano ovviamente solo 7 grammi l'una, quindi quando le avete addosso non le sentirete, e sono assolutamente comode da indossare, non vi darà nessun tipo di problema. Direi che ho terminato di dire tutto quello che c'è da sapere su queste auricolari VF1000X di Sony. Adesso passiamo a fare un piccolo recap di pro e contro. Ti è piaciuto il recap? Innanzitutto hanno un'ottima design. Innanzitutto hanno un ottimo design e decisamente un'ottima qualità costruttiva. Ovviamente da Sony non potevamo aspettarci null'altro che questo. Abbiamo la custodia che fa anche da ricarica, quindi le custodite, ma anche le ricaricate contemporaneamente. Altre tre pro, perché è quello che fanno, ovvero cancellano il rumore, fanno davvero bene il loro lavoro, sia perché c'è la tecnologia contenuta all'interno, quella del noise cancelling, perché ho detto cancelling una volta e mi avete detto non si dice così, ma anche perché sono delle cuffie in-ear. Ovviamente mettendo insieme queste due caratteristiche abbiamo una cancellazione del rumore davvero ottima. Tra i contro invece mi sentirei di mettere la durata della batteria, che è quello che è, perché qui dentro non potete avere una batteria molto più grande, e come vi dicevo prima ci aggiriamo intorno all'ora e mezza di riproduzione. E tra i contro abbiamo anche quel piccolo delay di cui vi parlavo prima durante la riproduzione dei film, che non è un piccolo contro ma è un problema abbastanza esteso. Detto questo, ci aggiriamo intorno ai 200 euro, prodotto ottimo ma con dei difetti. Consigliato oppure no? È una bella domanda. Personalmente mi piacciono perché posso metterle in borsa insieme ad altre 200 cose che ho e non occupano tantissimo spazio e comunque hanno un'ottima qualità del suono, e posso veramente riempire la borsa di altre 1000 cose senza dover portare delle cuffione grosse. Se valgo meno la pena di acquistare queste VF1000X varia anche moltissimo in base a come utilizzate voi le cuffie e dal rapporto che solitamente avete con un paio di cuffie. Magari qualcuno ci tiene un po' di più ad avere una cuffia bella, una cuffia fatta in un certo modo, qualcun altro invece dice a me va bene quella col cavo, spendo i miei 20-30 euro, sono a posto, è tutto attorcigliato, ma chi se ne frega. Direi che questo video termina qui. Se avete ovviamente qualsiasi tipo di dubbio riguardante queste Sony VF1000X, ovviamente mandateci dei commenti e chiedete pure a Erika, lei è prontissima a rispondere a tutti i vostri dubbi. Fa così da dietro, come per dire, ormai ci ha fatto la abitudine. Esatto. Lasciate commenti, lasciate like, lasciate iscrizioni, lasciate il cibo fuori dalla porta del nostro castello e fate un po' quello che volete. Io vi saluto, tanti baci e tanti abbracci. Ciao!